Mi chiamo Banob, ho quasi 12 anni, la mia passione è il calcio, mi piace anche cucinare. Mi piace molto l'odore del muschio, mi piace l'odore dei porcini e quell'aria la mattina che ti libera. Passioni sono nuotare e andare sui pattini. Io sono forte nei passaggi, dribbling, e tipo forza e velocità. Praticamente segni particolari, i denti un po' storti. Un grande giardino, in questo giardino c'è quest'albero che è una quercia che praticamente l'ha piantato la mia bisnonna, cui io ho voluto un sacco bene, e quindi mi siedo per terra e leggo lì sotto all'ombra di quell'albero, rigorosamente lì. Vorrei andare lontano, scoprire nuove civiltà. Mi sto informando molto sul Messico perché mi piace molto la civiltà dei Maya. L'albero bello, io ho sempre detto che è un piccolo regno fantastico, come siamo dentro il Signore degli Anelli. Non ho mai pensato di vivere da un'altra parte, perché come ho detto prima, l'albero bello è magnifico. Vorrei andare a Londra. Ci sarebbe un posto in cui mi piacerebbe andare? Milano. Vorrei tanto provare un viaggio in mare. A me piacciono molto i pirati, così mi piacerebbe fare un viaggio di avventura come i vecchi pirati. Quest'anno è stato un anno strano. Dunque, ritornavamo dalla DAD, di nuovo in classe, di nuovo DAD, di nuovo classe. È stato un anno molto strano e molto faticoso. Sono stati 2 anni molto difficili. Soprattutto c'erano problemi, perché non si poteva uscire, non si poteva quindi lavorare e abbiamo avuto problemi in famiglia. Però mi ha aiutato a capire che anche nelle difficoltà devo cercare di essere positiva. Quest'anno siamo stati a casa e io mi sono trovata benissimo. Riuscivo a seguire più da video lezioni. Avevo comunque sempre un supporto per studiare, fare i compiti. Invece qui a scuola sì, ci sono i prof e tutto, però io a casa avevo mamma, papà, fratello che erano collegati a internet, quindi qualche volta internet non c'era. Infatti facevo molta fatica, però preferisco stare a scuola che in DAD. Io chiudevo la telecamera, non l'accendevo, e quindi era anche il microfono chiudevo, perché non mi danno la parola, quindi non ha senso aprire il microfono e la telecamera. Praticamente la cosa più bella di quest'anno è che hanno fatto il giardino con l'erba finta. Prima del Covid era molto più bella la scuola perché potevamo fare tutto praticamente. Adesso si può fare molte meno cose, tipo non si può più dipingere con i pennelli, non si può più stare a contatto, è un po' un disastro. Il giorno che siamo tornati a scuola ero felicissima di poter vedere i miei amici, di tornare a scuola, che quella didattica non era proprio la scuola vera. Essere vicini di banco, lo so che non si dovrebbe parlare nella lezione, però parlare nella lezione aiuta a essere un po' più amici. Ero molto annoiato perché tutto l'anno scorso stare davanti a un computer non mi dava sollievo. È una bella sensazione stare a scuola. Anche prima quasi che non contava. Invece adesso, sì. L'anno prossimo che andrò alle medie ho un po' di ansia. Però, sinceramente, a me potrà divertire, penso. Perché comunque incontro amici nuovi e sono felice e non vedo l'ora di andarci.
per finire la scuola mi sento un po' triste perché comunque sia la lascio, lascio le mie maestre, i miei amici con cui ho trascorso 5 anni e sono pure però un po' felice di andare alle medie, di crescere sempre di più. Cioè. Adesso che sono in quinta sono disperata perché non voglio assolutamente lasciare i miei maestri, visto che io li voglio un sacco bene. Proprio anche i miei compagni, perché io mi sono trovata molto bene in questa classe. A me la scuola piace, ma allo stesso tempo no. Mi piace studiare, ma non mi piace stare a scuola. Non mi trovo tanto bene. Cioè, non è che non mi trovo tanto bene, è che faccio fatica a studiare. Per me la scuola è tipo imparare e basta. Poi dopo 10 anni mi dimentichi tutto quando stai al lavoro e tutto. Se tornassi indietro per affrontare questi 2 anni porterei delle attrezzature per fare palestra e anche la speranza di riuscire a superare questa pandemia. Tornassi indietro, nello zaino metterei il coraggio, la voglia di fare, la libertà soprattutto, perché non eravamo molto liberi, e anche la felicità, perché ce ne vuole molta. Da questo viaggio credo di aver perso molto, sia in ambito scolastico che in ambito emotivo. Il programma non sono riuscito ad affrontarlo come magari l'avrei affrontato a scuola. Mentre in ambito emotivo ho perso magari un po' di autostima nei miei confronti e un po' di positività che avevo prima di questa situazione. Spero che l'anno prossimo sia diverso. Spero che magari sì, la mascherina si porti, solo che potremmo non rispettare più le distanze. Sì, io voglio abbracciare un sacco di persone. Quando sarà finito il Covid mi riavvicinerò molto agli amici e vorrò fare con i miei amici tutte le cose che quest'anno non ho potuto fare, tipo fare una festa. Noi a scuola abbiamo un laghetto, ecco. Abbiamo progettato di metterci il costume e buttarci dentro, proprio così dentro. Ci butteremo e ci lasceremo andare i pensieri brutti. La prima cosa che farò? Quando finalmente si toglierà questo metro di distanza, mi butterò addosso alla mia migliore amica e mi metterò a farle il solletico. Io spero che il Covid non ci sia più e spero che sia un anno migliore di questo. Ma per stare vicini, la cosa più importante è stare vicini, secondo me.